Ciao a tutti, io sono Andrea, volgarmente detto Vidomo, e benvenuti a questo breve vlog. Allora, oggi vi parlerò di un film che mi sta particolarmente al cuore e che da tempo stavo attendendo. Il film in questione è di Gabriele Salvatores ed è Il ragazzo invisibile. Allora, mi unisco a Victor Laszlo 88 a supportare questo film, pressoché per gli stessi motivi. Lui ieri sera aveva fatto questo video che si chiamava hashtag supporta Iri, appunto il ragazzo invisibile, e io mi unisco a lui. Vi spiegherò in breve quali sono i motivi, secondo me, per cui il ragazzo invisibile andrebbe visto. Allora, molti erano alquanto scettici di fronte a questo film, perché era appunto, si può vedere benissimo, che è un film che ricalca il genere del comic movie, spesso molto diffuso in America, vale a dire film tratti da fumetti, specialmente da fumetti di supereroi. Un genere che non si è mai diffuso in Italia e molti erano scettici appunto su questo. Allora, secondo me, vedendo com'è il cinema italiano negli ultimi tempi, che con qualche ripresina c'è stata, sì, ma vedendo che comunque è ancora in grave crisi, secondo me, supportare film che rappresentano, diciamo, delle grandi novità, secondo me è una cosa buona, perché veramente, se vediamo che come si può dire, che la gente va a vedere, se vedono che la gente va a vedere film così, che quindi sono stati apprezzati come genere, allora le case di produzione puntano su questo. Secondo me è utile perché comunque l'arte senza soldi non va da nessuna parte, è lo stesso il cinema. Quindi, secondo me, se veramente vogliamo che il cinema italiano abbia qualche, diciamo, qualche evoluzione in avanti, a meno che non detestiate la fantascienza, allora siete, diciamo, siete compresi e potete anche non vederlo, nel senso, se è perché proprio detestate il genere, allora ok, ma se vi piace e volete, vi piace anche il cinema italiano, andatelo a vedere. Non escludetelo subito dicendo è un film italiano, quindi non andrò a vederlo come fanno in molti, perché è sbagliato. Perché in molti film italiani, sebbene la maggior parte siano ciofeche, facciano schifo, ci sono un sacco di film italiani comunque che meritano tantissimo, specialmente da registi anche poco sconosciuti che magari potrebbero riuscire a fare una carriera migliore se la gente magari li supportasse anche economicamente andandoli a vedere. Quindi, vi dirò una cosa che ho sentito in un cinema qualche giorno fa. C'era un ragazzo che diceva che dopo aver visto la locandina del ragazzo invisibile diceva: ah, oh, io non vado a vederlo perché tutti ci vanno a vederlo perché è il primo film di fantascienza italiana. Allora è venuta sull'ondata dell'andiamo a vedere il ragazzo invisibile. No, no, io non ci vado. Ma cazzo, sì! Se un film va anche, deve essere visto anche quando è una novità. Se tutti vanno a vederlo, non è che per forza è conformismo. Allora io dico no, non vado a vederlo perché lo vanno a vedere tutti. No, cazzo! Il ragazzo invisibile per il momento in Italia è un evento. È un evento, cavolo, è un film così, sinceramente, non lo vedevo da Nirvana, che guarda caso è sempre di Salvatores. Quindi, sinceramente, dato che questo film comunque rappresenta una novità, Nirvana era del 97, siamo nel 2014, sono passati 17 anni. In 17 anni di fantascientifico in Italia non ho visto niente. Quindi, è sì un evento, porca miseria. Noi dobbiamo supportarlo, secondo me, perché diciamo, se noi ci lamentiamo tanto del cinema italiano per quello che è, perché è sempre la solita commedia e a volte anche brutta, o il dramma o roba del genere, forse quando vediamo qualche novità, allora è anche giusto supportarla, non lamentarci ed è poi quando si presenta una novità che sia che ci piaccia meno o no, allora ci tiriamo in disparte e la critichiamo a volte anche. Quindi io venerdì andrò a vedere Il ragazzo invisibile con i miei amici. Io vi consiglio di fare lo stesso. Veramente, secondo me, anche se non dovesse piacervi, almeno provateci, provateci. Certo, se avete scarsità di liquidi o avete problemi economici, allora siete tenuti a risparmiare, nessuno vi dice niente. Ma se avete la possibilità e qualcosa, diciamo, non vi spinge a detestare la fantascienza, io vi consiglio di andarci al cinema. Ma soprattutto non fate questo ragionamento, non pensate che questo film sia dovuto a una colonizzazione, perché l'ho sentita, l'ho letta in giro, degli americani sul cinema italiano.
sull'argomento dei generi. Allora, in parte può essere considerata vero, perché effettivamente il genere dei supereroi è un genere prettamente americano. Ma pensiamoci un attimo, anche il thriller e il western e l'horror erano generi prettamente americani, anche se non sono originari dell'America, ricordiamo, tranne il western ovviamente. Ma allora non ci sarebbero stati in Italia registi come Sergio Leone, come Dario Argento, come Lucio Fulci, che sono, guarda caso, più apprezzati all'estero che in Italia. Voi pensate, noi italiani, come siamo bravi ad accogliere le novità in questo paese. Quindi io vi consiglio di andarlo a vedere, non posso dirvi nient'altro. I motivi, bene o male, ve li ho detti. Non è un film all'americana, secondo me, perché si vede lontano un miglio che è europeo, almeno europeo, è italiano, ma secondo me si vede comunque che non è americano questo film. Lo si vede, lo si distingue un film americano da uno europeo. Quindi io vi consiglio comunque di andarlo a vedere. Il genere sì, è americano. Ma secondo me la realizzazione è una storia italiana, lo si vede lontano miglio. Molti hanno criticato anche il fatto che gli attori, essendo giovani, non erano in grado di recitare, non sapessero recitare bene. Io non sono tanto d'accordo, non era la migliore delle recitazioni, però ragazzi sono comunque bambini. So che ci sono attori giovani che sanno recitare molto meglio, però porca miseria, non critichiamoli così tanto. Non mi sembra neanche così pessima come recitazione. Io ho visto qualche scena, ho visto qualche clip, qualche anteprima. Sinceramente, non mi sono scandalizzato così tanto per la recitazione. Io non posso fare altro che consigliarvelo. L'hashtag è supporta Iri, in maiuscolo Iri. Noi speriamo di vederci presto. Io oggi ho finito, vi saluto. Ciao a tutti.